Palazzo Pitti a Firenze, Palazzo Pittini a Potenza. È la nostra piccola Ilva, la fabbrica di tondini ubicata in riva al Basento, fra Bucaletto e Rione Betlemme. Ormai fa parte del paesaggio potentino. Tutti hanno imparato a convivere con i pennacchi di fumo che escono dalle ciminiere, con l'odore acre dei metalli e con i forti rumori provenienti dallo stabilimento. Per tutti è la Siter Potenza, così la denominò Faustino Somma, primo proprietario della ferriera. Poi si sono succeduti altri proprietari. Oggi il padrone si chiama Pittini, ma fin dall'inizio è stato l'incubo di chi attorno alla Sider ci abita o ci lavora. È cresciuta la città attorno alla ferriera, ma è pure cresciuta la ferriera, raddoppiati i forni e da qualche tempo la Sider Potenza si è impadronita. Ma la regolarmente pagata è, per carità, dell'area e dello stabilimento adiacente, quello della ex Mondial Piston, che buonanima ha cessato di esistere. Negli anni passati ci furono lunghe battaglie per quel fumo soffocante. La Sider venne pure chiusa, però il magistrato che se ne occupò venne trasferito, come dire, chi tocca i fili muore. E fu così che molti potentini dovettero convivere per anni con fumi, polvere e rumori. Nonostante non esista un sistema di monitoraggio degno di questo nome, ci hanno sempre detto: non vi preoccupate, è tutto a posto. E invece non è a posto per niente. Hanno continuato a lavorare con permessi provvisori, perché la Regione Basilicata non aveva tempo per esaminare la richiesta di concedere l'autorizzazione definitiva. A febbraio di quest'anno hanno trovato un po' di tempo e finalmente hanno rilasciato l'AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA diciamo noi, che dopo 6 anni di istruttoria, minchia come passa il tempo, stabiliva qualche regola e prevedeva controlli più puntuali. A Bucaletta hanno fatto una settimana di festeggiamenti. Finalmente non ci intossicheranno più, pensarono. Illusi, non è cambiato niente. Il fumo esce sempre più copioso, ma solo di notte fino al mattino. Poi è tutto pulito. Avesse ma fa che qualcuno tiene da ridire. E i controlli previsti dall'AIA? Le relazioni trimestrali dell'ARPAB, il resoconto di ciò che esce dai 6 camini della Sider, si sono persi per strada. Se ne occuperà la Sciarelli, probabilmente in una delle prossime puntate di Chi l'ha visto o il Ti giuro in Chi l'ha perso. Per attenuare i danni che i fumi fanno sui prefabbricati di Bucaletto, hanno avuto un'idea geniale. Al comune hanno detto: ci vorrebbe una barriera che impedisce ai fumi di raggiungere la baraccopoli. Detto fatto, hanno pensato bene di costruire 2 grattacieli all'ingresso del rione Bucaletto, proprio di fronte alla ferriera. Un vero colpo di genio. Perché non ci hanno pensato prima?